Da una parte il centro, dall'altra il mare. Non è casuale la location scelta da Lucia Tarsi per lanciare la sua candidatura alle prossime elezioni regionali. La terrazza dell'Hotel Astoria, lì dove si incontrano, almeno visivamente, le due anime della città della fortuna. Da consigliera comunale di Fano Città Ideale, correrà dunque per un posto in consiglio regionale e lo farà all'interno della lista Civitas Civici a sostegno del candidato di centrodestra Francesco Acquaroli. Finalmente lo posso dire, sono candidata, me l'hanno chiesto in tanti, ti candidi, non ti candidi, sì, mi sono candidata in questa lista civica regionale che si chiama Civitas Civici e ha quel simbolo con l'alberello proprio per indicare ciò che viene dalla terra e dal territorio. I temi che porteremo in campagna elettorale sono quelli che quando li abbiamo presentati in tante situazioni ci veniva detto ma non è competenza locale, è competenza regionale. Bene, finalmente siamo nell'occasione di poter trattare temi di competenza regionale. Lucia Tarsi, già candidata a sindaco di Fano lo scorso anno, ha sempre fatto della sanità un nodo centrale. Parte infatti da qui la sua proposta per la regione che verrà. Sanità per noi significa potenziare, riportare ad avere a Fano un ospedale degno di questo nome, evitare la costruzione di una struttura unica. Noi diciamo no alla costruzione di un nuovo ospedale perché non è risolutivo dei problemi. I veri problemi, ce l'ha dimostrato il Covid, si risolvono con un approccio di qualità e una differenziazione delle problematiche se riusciamo a mantenere la rete territoriale dei presidi e degli ospedali. Ultimare la Fano-Grosseto, trasformare la ferrovia Fano-Urbino in una metropolitana di superficie e valorizzare il porto fanese. Per la Tarsi sono queste le priorità a livello di infrastrutture, mentre cultura e sociale, a detta della candidata, non devono essere più considerati dei temi prettamente di sinistra. Abbiamo in noi la sensibilità e le competenze giuste per fare cultura e per parlare di sociale. Abbiamo bisogno di recuperare credibilità nel sociale. Abbiamo una serie di problemi che diventeranno sempre più importanti. La popolazione si sta invecchiando, dovremo avere una capacità di affrontare la cura in famiglia degli anziani, in famiglia o nelle strutture con i giusti supporti pubblici. Abbiamo bisogno di parlare di disabilità sul territorio, di tutelarla e di tutelare i giovani disabili che vogliono entrare nel mondo del lavoro. Abbiamo bisogno di costruire per tutti i nostri giovani del territorio un percorso futuro, un percorso di speranza e un percorso di lavoro, perché i nostri giovani devono rimanere dove sono nati. Se poi vogliono andarsene perché amano andarsene via, nessuno li lega ovviamente, però vederli crescere, vederli formarsi e poi vederli dover andare via, come dice qualcuno, dover fare la valigia perché qui non c'è opportunità, questo assolutamente è un tema che va assolutamente affrontato e nel corso del tempo risolto.